Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Sapete bene quello che è accaduto qualche giorno addietro nella trasmissione condotta da Mara Venier, la quale ha letto un comunicato della direzione RAI con il quale si prendevano le distanze dalle parole di Gali, le parole di Gali a proposito di Sanremo e di Gaza. Gali aveva detto stop al genocidio. Ebbene, Mara Venier adesso scoppia in lacrime, dice che lei si è limitata a leggere un comunicato che le è stato trasmesso dal direttore Rai e quindi lei semplicemente ha letto quel comunicato e ora con le lacrime dice che semplicemente ha eseguito un ordine. Ora mi permetto di far notare, con tutto il rispetto dovuto a Mara Venier, che nell'obbedienza vi è sempre anche una responsabilità. Il fatto che arrivi un comunicato dal direttore non implica che per forza lo si debba leggere e lo si debba in qualche modo approvare, che altrimenti ci si limita a essere obbedienti e ossequiosi rispetto al potere. Dunque, a mio giudizio, le scuse addotte da Mara Venier spiegano solo in parte la cosa. Certo, è arrivato un comunicato dal direttore, però non è che questo comporti il fatto che lo si debba per forza leggere con entusiasmo senza batter ciglio. Si poteva anche, ad esempio, esprimere una propria perplessità su quel comunicato, si poteva anche dire che era voluto dalla RAI ma che non lo si approvava integralmente. Invece nulla di tutto questo è stato fatto durante la trasmissione della Venier e quindi in qualche modo sembra un po' una situazione a tratti anche surreale.